Amen, gloria a Dio. Allora, diciamo così. Ok. Ok. Allora, pace Aurora, Dio ti benedica, sa, prova, amen. Cominciamo subito perché così, finiamo subito, voglio fare il più presto possibile. Allora, fammi mettere questo, perfetto. Amen. Allora, vediamo un pochino. Questa è una live improvvisata. Sa, prova. Sì, si sente. Perfetto, sono contento che si sente. Amen, gloria a Dio. Allora, amen. Ok. Allora. Vogliamo subito cominciare. Bene, tutto quello che faremo, diremo, leggeremo, lo faremo, lo diremo e lo leggeremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Amen. Bene, chi vi parla come sempre, chi non mi conosce, il mio nome è Alessio Evangelisti. Gloria a Dio, sono il gestore di questo piccolo canale e anche dell'altro. Questo è il secondo canale. Gloria a Dio. Allora, poi caricherò magari questo video anche nell'altro canale. Sa. Allora, vogliamo dedicare questo video a una persona che mi ha scritto nella mia mail e quindi mi rivolge la domanda che state vedendo. È una domanda, diciamo, molto interessante, molto importante, la quale sinceramente non solo merita una risposta, ma merita che questa risposta magari sia condivisa, no? Condivisa con tutti quanti. Questo è molto importante. Bene, come sempre noi manteniamo la riservatezza, diciamo, della persona, diciamo, che ci scrive, il nome, il cognome, chi è. Noi non riveliamo mai di chi si tratta. Quindi la privacy, quando ci scrivete nella nostra mail, viene sempre garantita. Quindi non c'è il nome, però quello che ci interessa è il contenuto. Quindi questa persona ci fa una domanda molto importante. Ora io ho tagliato, diciamo, poche cose perché non fanno parte della domanda. Quindi ho lasciato solamente la domanda, nero su bianco, e vogliamo leggerla. Allora, ti scrivo perché volevo domandarti una cosa riguardo al fatto di leggere la parola nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Poi dice, perché leggerla così e non leggerla nel nome di Gesù? Dal punto di vista biblico volevo più chiarezza. Benissimo. Ebbene, è una domanda, diciamo, che a mio modo di vedere, è una domanda che, tutto sommato, quando ero giovane nella fede, anche io mi facevo domande di questo tipo. Poi, diciamo, quando si diventa anziani, poi, diciamo, il quadro è molto più anziano. Però, per quanto riguarda i giovani nella fede, queste domande sono molto buone, sono molto buone. È buono che il giovane nella fede si faccia queste domande. Benedetto è il santo nome del Signore. Ora, casomai il problema si porrebbe se la domanda la facesse un anziano nella fede, ma ovviamente non è questo il caso. Benissimo, allora come rispondere? Guarda, io di preparato, diciamo, non ho assolutamente nulla. Ora tu vedrai qui molti versi biblici, come dire, ma come, non è nulla di preparato e c'è tutti questi versi biblici? Sì,
L'ho tirati fuori adesso, in 5 minuti. Io mi sono svegliato stamattina, ho fatto le mie cose, ho pregato, ho fatto la colazione, eccetera, eccetera, eccetera. Poi più tardi uscirò. E ho tirato fuori questi 4 versi, ma in 5 minuti. Sinceramente non saprei adesso da dove cominciare, però da qualche parte bisognerà cominciare. Quindi vogliamo fare una piccola preghiera, veloce. Grazie Signore per la possibilità che Tu ci dai, Signore, in questa mattina, di poter ancora una volta, Signore, parlare di Te, Signore. Tu sai, Padre, che noi, come è scritto in Giovanni 15:5, senza di Te, Signore Gesù, Tu hai detto che non possiamo fare nulla. Pertanto, Padre, Signore Dio della gloria, guidaci con lo Spirito Santo, Signore. Aiutaci a dire solo quello che è scritto, senza andare oltre e senza togliere, Padre. Ogni cosa, Signore, Te la chiediamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Benissimo. Allora, da dove cominciare? Quindi, perché leggere la parola nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e magari non leggerla nel nome di Gesù? Benissimo. Allora, diciamo che io potrei invertire la domanda, ovvero perché leggerla nel nome di Gesù e non anche nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo? E qualcuno mi risponderebbe: ma fratello, non hai mai letto Colossesi 3, verso 17, dove scritto è: qualunque cosa facciate, in parola, quindi in parola, noi adesso stiamo parlando, in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio, Padre, di Lui. Ok, quindi una delle prime cose che diciamo mi si palesa è che qui non c'è una sola persona, ma ci sono più persone. C'è Dio che è Padre di Lui, rendendo grazie a Dio è Padre di Lui, quindi c'è un Padre. E il Padre non è il Figlio, anche se, a proposito, apro una parentesi, no? C'è la confusione di molti che dicono: ma Gesù è nostro Padre? È molto semplice. Una cosa è il Padre, una cosa è il Figlio e una cosa è lo Spirito Santo. Il Figlio non è il Padre. Ora, il Figlio del Padre, che non è il Padre ma è il Figlio del Padre è anche nostro Padre, pur restando Figlio, ma Figlio del Padre. Ma il Signore Gesù, che è il Figlio del Padre, è nostro Padre. Il Padre, che è il Padre del Figlio Gesù Cristo, è nostro Padre. E lo Spirito Santo è nostro Padre. Quindi il Padre è nostro Padre, il Figlio è nostro Padre, lo Spirito Santo è nostro Padre. Quindi c'è un solo Dio, tre persone, i tre sono uno e i tre sono nostro Padre. Molto semplice, non è difficile. Ora, perché in tutto questo io enfatizzo sulla Trinità? Molto semplice. Perché tutto quello che gira intorno a quello che io faccio, ovvero leggere nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo, lo faccio per combattere l'eresia antitrinitaria. Ecco perché lo faccio. L'antitrinitarismo è l'eresia, o una delle eresie, più antiche in assoluto. E penso che l'antitrinitarismo è, come dire, ovvero la Trinità è quello che il nemico odia di più. Infatti noi siamo pieni di antitrinitari, ce ne sono tantissimi. Persone che si presentano come trinitari, ma che poi in sostanza confessano con la bocca la Trinità, ma poi con i fatti la rinnegano. Infatti battezzano solo nel nome di Gesù,
Dicono che lo Spirito Santo oggi non battezza più, dicono che il Padre si è fatto figlio, quando una cosa è il Padre e una cosa è il Figlio. Dicono che poi fanno di tutto amore, no? Che noi ci dobbiamo limitare a leggere e predicare il Vangelo con le parole, dicono questo. Ma poi con i fatti vanno a infangare, tipo il sottoscritto, sotto gli altri video, e scrivere contro il sottoscritto. Quindi loro dicono, ma non fanno. Quindi non è detto che uno che confessi la Trinità sia trinitario. Ovvero, l'antitrinitarismo è molto più presente di quanto si possa credere o immaginare. Ora, siccome la Trinità è il fondamento dei fondamenti, possiamo dire, e siccome l'antitrinitarismo è molto presente intorno a noi, allora la Chiesa di Gesù Cristo è chiamata a combattere l'eresia, a combattere le dottrine di demoni, perché voglio ricordare che l'antitrinitarismo è una dottrina demoniaca. Caro ascoltatore che mi ascolti e ti sto dedicando questo video pur senza fare il tuo nome. Quindi, sicuramente, il motivo principale per il quale io leggo nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, è per combattere l'antitrinitarismo. Ora tu dirai, però fratello, se è scritto di fare ogni cosa nel nome del Signore Gesù, non è scritto di farlo nel nome del Padre, nel nome del Figlio, e nel nome dello Spirito Santo. Allora, perché tu vai contro la parola di Dio? Così potrebbe rispondere il giovane nella fede. Guarda, ascoltami. Fare ogni cosa nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo non è peccato. Per una infinità di cose che adesso man mano io ti illustrerò con la stessa parola di Dio. Vedete, quando il Signore Gesù Cristo, noi dobbiamo sempre prendere il contesto biblico che va dalla Genesi all'Apocalisse. Quando il Signore Gesù Cristo è venuto perché è venuto? Per tante cose è venuto. È venuto per salvarci, è venuto per compiere l'opera del Padre e nella salvezza non c'è solo il Signore Gesù Cristo, ma nella salvezza c'è tutta la Trinità. Infatti è scritto fate ogni cosa nel nome del Figlio, però altresì scritto è che quando noi preghiamo, leggiti Matteo 6, a chi dobbiamo pregare? Dobbiamo pregare chi? Il Padre, ma nel nome di Gesù. Poi capiremo nel contesto che questo lo facciamo nella potenza, nella grazia dello Spirito Santo. Quindi una persona non annullerà mai l'esistenza dell'altra, ma tutto viene enfatizzato, giustamente, nella figura del Figlio. Perché viene enfatizzato, giustamente, nella figura del Figlio? Perché il Figlio è l'unico della Trinità che si è incarnato e ha preso un corpo come il nostro, ha vissuto un tempo in mezzo di noi, ha simpatizzato con noi, con le nostre debolezze, si è caricato dei nostri peccati, li ha portati sulla croce, sul legno, è stato appeso al legno. Quale patire? Allo stesso tempo, così come tutto viene enfatizzato sulla figura del Figlio, il Figlio, tutto quello che ha fatto, lo ha fatto enfatizzando il nome del Padre, per glorificare il Padre. Quindi mai nessuno andrà contro la parola di Dio. Mai nessuno andrà all'inferno per fare qualche cosa nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, mentre sì andranno all'inferno coloro che negano l'esistenza del Padre, l'esistenza del Figlio e l'esistenza dello Spirito Santo. Poi, se lo volete accettare, quando si fa nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo, ivi, in queste tre persone si trova anche il nome del Figlio. Quindi il nome del Figlio non viene escluso.
Ma andiamo avanti. Filippesi 2:10, a ciò che nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee. Quindi tutto quello che è avvenuto, come già detto, perché il Figlio si è fatto uomo, il Figlio si è fatto carne, il Figlio ha compiuto l'opera. Poi il Figlio ha preso questa opera, l'ha portata su nel cielo alla presenza del Padre e gliel'ha consegnata. E nel nome del Figlio, gloria a Dio, nel nome del Figlio, allora vediamo se, ok, nel nome del Figlio è stata fatta ogni cosa. Come dice la sorella Francesca, tutto è stato creato dalla parola di Dio e la parola è Cristo. Così dirà Giovanni capitolo 1. Il nostro creatore è Gesù Cristo, sta scrivendo Francesca. E è vero, tutto è stato fatto per il Figlio. Poi, allora, dice Daniele Perego, scusate, chi crede in Gesù Cristo risorto crede inevitabilmente anche nello Spirito Santo e in Dio Padre Onnipotente. Gesù non è conflitto di interesse con lo Spirito Santo. Allora, questo che tu dici, Daniele Perego, e lo dico col massimo rispetto, è falso, nel senso che non è corretto. Perché tu dici chi crede in Gesù Cristo crede inevitabilmente. E allora, se chi crede in Gesù Cristo risorto crede inevitabilmente anche nello Spirito Santo, perché esistono gli antitrinitari? Perché esistono quelli che negano il Padre? Perché esistono quelli che negano il Figlio? E perché esistono quelli che negano lo Spirito Santo, perché esistono quelli che dicono che lo Spirito Santo non battezza più e così via discorrendo. Quindi non è automatico. Ti sto dicendo che tutto quello che io faccio lo faccio per combattere l'antitrinità. Quindi no, non è automatico, no? E questo è un dato di fatto. Ci sono i bestemmiatori della parola di Dio. Quindi andiamo avanti. Questo è automatico per noi che siamo la vera Chiesa di Gesù Cristo e che navighiamo nelle acque vere della parola di Dio. Dice, ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Quindi c'è un Figlio e c'è un Padre. L'esistenza del Padre non annulla l'esistenza del Figlio. L'esistenza del Figlio non annulla l'esistenza del Padre. L'esistenza del Padre e del Figlio non annullano l'esistenza dello Spirito Santo nel contesto biblico. Ma noi siamo pieni di persone, lo ripeto, siamo pieni di persone che stanno bestemmiando contro la parola di Dio, che dicono di essere trinitari. E poi magari vanno a fare i battesimi solo nel nome di Gesù, quando Matteo 19 dice fate ogni cosa, battezzate nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Quindi l'enfatizzazione qui sta nel fatto che il Figlio si è fatto uomo. Ogni cosa va fatta nel nome del Figlio alla gloria di Dio Padre. Paolo, Silvano, Timoteo alla Chiesa di Tessalonica, questo è scritto in Prima Tessalonicesi 1:1, che è in Dio Padre e nel nome di Gesù Cristo, grazie a voi e pace. Vedete, qui non c'è scritto facciamo ogni cosa nel nome del Padre, nel Figlio e dello Spirito Santo come formula, manca questa formula della Trinità, ma c'è il concetto. Cioè Paolo, Silvano, Timoteo alla Chiesa di Tessalonica che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Quindi che differenza c'è tra iniziare una frase così, come loro iniziano, in Prima Tessalonicesi capitolo 1,
Ok? Loro iniziano e Paolo scrive: Paolo, Silvano, Timoteo, alla Chiesa di Tessalonica, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Oppure, come faccio io, leggeremo e faremo e diremo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Questo concetto, che si trova qua, verrà ripreso nuovamente, invece che all'inizio, alla fine. Infatti, se io vado in Seconda Corinti, eccolo qua, capitolo 13, Seconda Corinti, capitolo 13, a differenza di prima Tessalonicesi 1.1, a differenza di prima Tessalonicesi 1.1, che qui inizia, qui invece finisce. In Seconda Corinti 13.13, normalmente, tutti noi, una volta si faceva così, oggi non si usa più, non capisco perché, quando si finisce una riunione di culto, se voi ci fate caso, spesso voi sentirete, quando io concludo le riunioni di culto, io le concludo sempre, la grazia del Signore Gesù Cristo, la carità di Dio, il Padre, e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Amen. Quindi qui c'è una conclusione nel nome della Trinità, mentre invece in Prima Tessalonicesi c'è un inizio nel nome della Trinità, anche se qui non viene menzionato, ovvero lo Spirito Santo, ma è implicito. È implicito. Quindi io posso fare iniziare solo nel nome del Signore Gesù Cristo, sì, lo posso fare, ma questo non mi impedisce di iniziare anche nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, perché non vado contro la parola di Dio. Guarda, se io vado in Apocalisse 22:18, è scritto: io protesto a ognuno che ode le parole della profezia di questo libro, che se qualcuno aggiunge, lo facciamo così, se qualcuno aggiunge, lo sottolineo e lo evidenzio, se qualcuno aggiunge a queste cose qualche cosa, Dio manderà sopra di lui le piaghe scritte a questo libro. Ora, aggiungere. La Trinità non è aggiungere, perché la Trinità esiste nella parola di Dio, mentre invece la non Trinità è sì togliere. Infatti l'antitrinitario non ha speranza, a meno che non si ravveda, e volesse Dio che si ravveda, anzi preghiamo per loro. Ma l'antitrinitario sta togliendo il Padre. Chi toglie il Padre, chi toglie il Figlio, poi ci sono una infinità di tipi di antitrinitari. Siccome noi siamo la Chiesa di Gesù Cristo, noi combattiamo l'antitrinitarismo. E una delle forme di combattere l'antitrinitarismo è insegnando la Trinità e enfatizzando costantemente la Trinità. Benedetto è il santo nome del Signore. Ora, proseguiamo. Qui mi sono scritto 1 Giovanni 2:23. Chi nega il Figlio non ha neppure il Padre, vedete? Chi nega il Figlio non ha il Padre. Siccome questo è un concetto, anzi, chi riconosce pubblicamente il Figlio ha anche il Padre. Quindi noi, cioè, non è che in automatico, no? Io dico riconosco il Figlio e poi nego il Padre. No. No, 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 no. Io riconosco il Figlio e riconosco anche il Padre. E riconosco anche lo Spirito Santo. E lo devo fare pubblicamente. Pubblicamente. Quindi, chi nega il Figlio, non ha il Padre. Ora, c'è un Padre, amici, c'è un Padre e c'è un Figlio, tutto gira intorno al Figlio, viene enfatizzata la figura del Figlio perché il Figlio è morto sulla croce, patendo le pene della croce, a tal punto che il Padre dovette togliere per un attimo lo sguardo dal Figlio. Il Figlio,
quando ha avvertito che il padre aveva tolto per un attimo lo sguardo su di lui, soffrì, ma soffrì in una maniera così atroce che noi non possiamo comprendere che egli disse: padre, perché mi hai abbandonato? Padre! Egli provò tutto, poi provò anche l'abbandono. Quanto soffrì il figlio! Ecco perché la scrittura enfatizza in una maniera netta la figura del figlio, perché quello che ha sofferto il figlio è qualcosa di indescrivibile. Noi non possiamo comprenderlo. Il padre, vedendo il figlio in quelle condizioni, il cuore del padre si sarà stracciato dal dolore. E lo Spirito Santo, vedendo il figlio soffrire in quella maniera, gli si sarà stracciato anche a lui il cuore. Questa meravigliosa manifestazione di amore da parte del padre, del figlio, dello Spirito Santo è un qualcosa che va al di là di quello che noi possiamo comprendere, immaginare, realizzare. In nome di questa gloriosa grazia, noi preghiamo il Padre nel nome di Gesù per la potenza dello Spirito Santo e riconosciamo il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Amen. Facciamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Ma questo non annulla l'esistenza del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. È come il Signore ci ha detto. Noi preghiamo e preghiamo il Padre nel nome del Figlio per la potenza dello Spirito Santo, ma questo non mi impedisce durante la giornata, magari rivolgo due parole senza rinnegare questo principio direttamente al Figlio: Signore Gesù, aiutami in questo momento, o Spirito Santo, aiutami in questo momento. Ci sono persone che sparano contro questo, ma per cortesia, lasciamo stare poi gli apostati che usano questo per annullare altre cose, insegnano che bisogna pregare solo direttamente lo Spirito Santo. Queste sono eresie. Lasciamo stare adesso la parte apostata, la parte eretica. Io sto parlando della vera Chiesa di Gesù Cristo. Rendendo del continuo grazie di ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore Gesù Cristo. Quindi io prego direttamente il Padre, ma nel nome di Gesù, ma ogni cosa la faccio nel nome di Gesù. Quindi vedete come la Trinità si contrappone? È scritto che nessuno può andare al Padre se non per mezzo del Figlio, ma il Figlio ha portato tutti, appunto, ha portato tutti al Padre, e nessuno può andare al Padre se il Figlio non glielo rivela. E lo Spirito Santo altresì è scritto che ci rivelerà ogni cosa. Quindi vedete come i tre sono contrapposti nel senso buono, nel senso che l'uno enfatizza sull'altro, l'uno dà gloria all'altro, e sono interdipendenti. Di sopra ad ogni principato, podestà e potenza, signoria, ogni nome si nomina non solo in questo secolo, ma ancora nel secolo a venire, perché il Padre ha mandato il Figlio per far sì che Efesini 1:21 si possa concretizzare. Allora, vediamo. Ah, ecco. Amen. Quindi io vi ho scritte queste cose a voi che credete nel nome del Figliuolo di Dio, a ciò che sappiate che avete vita eterna, a ciò che crediate nel nome del Figliuolo. Il Figliuolo di chi? Il Figliuolo di Dio. Chi è Dio? Il Padre. E il Figliuolo anche è Dio. Apocalisse 3:5. Chi vince sarà vestito di veste bianca. Io non cancellerò
il suo nome dal libro della vita. Dal libro. Quindi il nostro nome può essere cancellato dal libro della vita, a proposito di coloro che vanno insegnando che la salvezza non si può perdere. Lasciateli a se stessi, essi andranno in perdizione. Anzi, confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio, nel cospetto del Padre mio, nel cospetto del Padre mio. Quindi l'uno porta all'altro. Il Padre ha mandato il Figlio affinché il Figlio attragga tutti al Padre. E nel cospetto dei suoi angeli. Ecco perché noi enfatizziamo sempre la Trinità. Per combattere l'antitrinitarismo, noi leggiamo nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo. Tu invece vuoi leggere solo nel nome di Gesù? Gloria a Dio, leggi solo nel nome di Gesù. L'importante è che riconosci che c'è una Trinità. Diversamente, con il battesimo in acqua non si può fare. Ovvero, il battesimo nell'acqua non si può fare solo nel nome di Gesù, questo l'abbiamo già spiegato, ma si deve fare tassativamente e unicamente che nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questa però è un'altra storia. Allora. Quindi, quanto tempo che sto parlando? Sono 34 minuti che sto parlando. Perfetto. Allora, sono 34 minuti che sto parlando. Perché si muove così? Non si capisce. Sa. Vabbè, si muove. Non capisco perché si muove così. Che peccato. Eppure c'ho un sacco di banda. Va bene. Allora, quindi, ho risposto alla domanda e basta così. Adesso vado a chiudere. Volevo semplicemente rispondere a questa domanda. Poi, se lo vuoi accettare, lo accetti. Se non lo vuoi accettare, non lo accetti, ci mancherebbe, ma io invito a riflettere sul fatto che nessuno andrà all'inferno per leggere nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Così come nessuno andrà all'inferno per leggere solo nel nome di Gesù, qualora però, non si rinneghi la Trinità direttamente o subdolamente. Quindi ciascuno faccia, diciamo, la sua opera in sincerità di cuore, e soprattutto in maniera biblica. Bene, questa è stata la mia risposta. Bene, saluto tutti quanti i presenti, Aurora, Francesca, Daniele, Patrizia, eccetera, eccetera. Poi, ok, Alfio anche. Alfio scrive, pace carissimi, attraverso il Figlio, che è Gesù, si è manifestato visibile il Padre, amen, e lo Spirito Santo ci ha rivelato tutto ciò nella Scrittura, amen. Trinità indissolubile, unità da un amore eterno, amen. Gloria a Dio, giusto. E il Signore ti benedica, fratello Alfio, amen. Quindi, fratelli miei, amici miei, combattiamo l'antitrinitarismo perché il Signore Gesù è venuto a manifestare il Padre e nel manifestare il Padre ha manifestato anche se stesso. In mille occasioni, prima che Abramo fosse io sono, ebbe a dire. Poi la Samaritana
in Giovanni, che è Giovanni 4, gli disse: noi sappiamo che il Cristo deve venire, quando verrà ristabilirà ogni cosa. E lui gli disse: io sono, gli disse. E Signore, qualcuno un giorno, uno dei suoi apostoli gli disse: mostraci il Padre. E cosa gli rispose il Signore Gesù? Chi ha visto me ha visto il Padre. Cioè, si è fatto uguale al Padre. In Matteo capitolo 5 in poi, Matteo 5, 6, le beatitudini, il Signore Gesù ebbe a fare un qualcosa di glorioso, no? Ebbe a dire: scritto sta, ma io vi dico. Cioè, come dire, sta scritto nella Bibbia, ma io vi dico. Cioè, quello che è scritto, ma io ti dico. Cioè, si è fatto addirittura superiore alla parola, in senso lato, perché lui stesso era ed è la parola. Nessun uomo al mondo, nessun angelo, nessuna creatura potrà mai dire: sta scritto, sì, sta scritto così, ma tu ascolta me. In pratica questo ha detto il Signore Gesù: sta scritto, ma io vi dico. Ora, se lui non fosse stato Dio, sarebbe stata una bestemmia, ma siccome lui era ed è Dio, non è affatto una bestemmia. Allora, perché si muove così questo video? Ma mi sentite bene? Ma mi sentite? Si muove tutto a schiatti. Va bene, questo è stato il video. Se muove tutto a schiatti, non capisco perché. Va bene. Grazie, fratelli, per essere stati qua. Dio vi benedica. Passate una buona domenica in Cristo Gesù e nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Come sempre con voi è stato Alessio Evangelisti. La pace sia con voi. Amen.